Benvenuti anche per questo 27 di aprile al polivalente tensostatico di Castellana Grotte. Terza e ultima giornata della fase a gironi del torneo delle regioni per la categoria giovanissimi. Oggi scendono in campo qui al polivalente Sicilia e Calabria, rappresentative impegnate nel girone A, un raggruppamento che vede saldamente in testa il Trento a 6, segue l'Abruzzo a due lunghezze e chiudono proprio Sicilia e Calabria ad un solo punto. Si comincia con il possesso giallo. Però ad andarsene Tosti sulla corsia di destra, mette al centro, esce Fichera, ma in tapin realizza l'1-0 a Tina. Subito in vantaggio la squadra di Andrea Lombardo, che si mette davanti nel punteggio quando sono passati 16 secondi dall'inizio del match. Stiamo alla barriera Zemaili, scala sul primo palo a Tina, autore del gol del vantaggio calabrese. Parte Vitale, buca le gambe di Zemaili e trova la rete dell'1-1. Il taglio di Sciume servito in quest'istante al centro verso Lagana, che si gira sul destro, serzata verso il sinistro e buca Fichera. Grandissima giocata del piccolo numero 6 Lagana, che porta di nuovo in vantaggio la Calabria. Chiuso però da Tosti e poi allontana la Gana, ancora Tosti a lottare, riceve Sciume davanti a Fichera, sotto le gambe al portiere, 3-1 della Calabria che allunga nel punteggio. Tosti proprio per Dramissino, che gioca sul lato sinistro, ancora Dramissino riceve, sul tapin c'è la Gana che a quel punto mette a sedere il portiere avversario e sigla il 4-1, doppietta per la Gana. Ancora Vitale, 2 su 2 da calcio di punizione per lui. Allora Sicilia che accorcia le distanze, 4-2 adesso il parziale qui al polivalente tensostatico, che arriva in questo istante. Vitale sulla verticale, si vede il triangolo con Bianco, c'è rimpallo, serve poi Baio che la mette al centro, una deviazione, mette fuori causa Zemaili, 4-3 adesso il parziale. Sciume per la Gana, anticipato da Comandatore, si prosegue con Lanzafame, ancora per Comandatore che incrocia sul secondo palo, 4-4 siglato dal numero 2 a 6 minuti esatti dal termine del match. Parte Attina, blocca Pane Bianco, 2 punti sembrano pochi per farlo. Attenzione però a Lanzafame, dentro per Romano, lo scavetto di Romano che beffa Zemaili e porta in vantaggio la sua squadra. Rimonta completata da parte della Sicilia con la perla di Romano a 4-09 dal termine. Attenzione alla Sicilia che avanza con Baio, il tocco poi di Dramissino allunga nel punteggio la squadra siciliana con Baio. Il tocco di Dramissino probabilmente è servito a poco perché il pallone era già indirizzato a rete, ma siamo davvero agli sgoccioli, non c'è più tempo, suona la sirena e allora la Sicilia si conquista i 3 punti.